In continuità con quello che Vittoria ha iniziato a descriverci e con un piccolo cambio di programma passiamo alla relazione di Emanuele Trapolino, neuropsichiatra infantile dell'Ospedale dei Bambini di Cristina di Palermo. Lui è direttore dell'unità operativa semplice di neurologia neonatale e dei hospital. Lo dico sempre, non me ne stanco mai, è anche il mio maestro, oltre che un mio grande amico. E lui ci farà comprendere come siano proprio le interazioni precoci a gettare le basi perché si costituisca la vera unità mente-corpo e perché le emozioni possano evolvere in sentimenti e così raggiungere livelli molto più alti. Buongiorno a tutti. Ieri sera, rivedendo un po' la presentazione, ho modificato il titolo della relazione perché in realtà parlare di bambini per me è sempre raccontare una storia. E questa storia probabilmente nasce dal bisogno di ogni bambino di essere accudito, di essere protetto in questo venire al mondo, che è veramente un'esperienza incredibile, spesso traumatica. La mia presentazione è una serie di semplici fotografie, perché cercherò di parlarvi come se in qualche modo io fossi bambino, cercherò di parlare da bambino del trauma, a cui voglio dare anche un'accezione positiva nella misura in cui penso si possano cambiare le cose al di là di quello che viene scritto precocemente nella storia di un bambino. Allora, le foto spero che descrivano correttamente un po' quello che è lo stato d'animo che ha accompagnato la costruzione di questa relazione con il fattore di guerra e mi permettano tempo. I bambini incarnano i nostri desideri più profondi, i nostri valori forse più alti. Pensare che in qualche modo loro siano depositari della storia, della trasformazione, del nuovo, quindi il bambino che in realtà è il simbolo di ciò che capiterà, significa dare e attribuire a questi bambini la possibilità di realizzare quelle che sono le aspirazioni, le più profonde aspirazioni che noi attribuiamo. Devo dire che il bambino nella religione come nella letteratura appare benedetto sotto tutti gli aspetti della divinità, ma questo bambino simbolo in realtà non corrisponde alla realtà esterna, ma alla realtà interna della psiche. È in questo senso che riflette le nostre aspirazioni più profonde. Posso? Devo dire che dare questo significato, se volete, spirituale a questa condizione, mi porta però a considerare quanto questo strida con l'esistenza reale del bambino, cioè il bambino reale non è il bambino divino, il fanciullo divino, che nella realtà psicologica cerca di descrivere un dato di fatto psichico e nient'altro, peraltro non definibile. Il bambino empirico non è il bambino divino, il bambino empirico è il bambino su cui si proietta semplice fatto di essere un bambino, quindi l'esposizione di un bambino, la difficoltà che il bambino ha a trovare quella sorta di totalità dell'essere, che è il sommo bene a cui tutti aspiriamo. Il bambino, Jung ci dice che il fanciullo, in quanto simbolo, è il bambino sospeso tra due mondi, cioè tra l'interiorità e l'esteriorità.
tra la materialità e la spiritualità. Ed è questo doppio aspetto che lo rende simbolo di questa totalità, no? Che è sostanzialmente l'essenza della vita e che potremmo definire l'anima. Winnicott ci parla di spazi transizionali, che, di questo spazio transizionale che il bambino dovrà negoziare dalla nascita, dall'onnipotenza infantile sino al principio di realtà. E ci parla di questo vero sé, lui lo definisce come di un concetto che tiene unite le parti dell'essere vivente, ma ci parla soprattutto di una parte interiore sconosciuta, incomunicata, sacra, che abbiamo il compito di preservare. Questa fotografia, a mio avviso, splendida, immortala questo bambino sospeso tra la gravità che lo spinge in basso e il rimbalzo sul materasso che lo porta verso l'alto. Sembra che questa gioia che accompagna questo gesto lo porti a quasi a comprendere l'esistenza dei due mondi e lo porti forse anche a raccogliere la magia di quello spazio che separa questi due mondi, che non è né l'uno né l'altro, ma li rappresenta entrambi. Questo spazio potenziale, questo spazio liminale, che in realtà rappresenta l'accesso a quell'altro con la maiuscola, a quel terzo, che è l'essenza dell'essere vivente. Questa, a mio avviso, splendida poesia di Tagore si collega un po' a questo discorso ci permette di pensare, per esempio, come in questo caso la spiaggia, in quanto zona transizionale, unisca terra e mare in un terzo spazio che è esattamente lo spazio di cui sto parlando, questo spazio che è lo spazio di entrambi, questo terzo mondo che è il mondo di entrambi. E allora in questi mondi sconfinati, in questa spiaggia di mondi sconfinati, non si incontrano soltanto l'acqua e la sabbia, probabilmente si incontra esattamente quello che potremmo definire il tempo, quello che potremmo definire l'eternità, cioè è questo terzo spazio e questa coesistenza dei mondi in questo spazio che rende lo stesso spazio molto vitale. Il bambino vive in questo spazio, il bambino convive in questo spazio appunto con la sua anima. Questa corrispondenza del bambino e dell'anima forse ci permette di pensare perché poi nei sogni magicamente questo bambino diventa il portatore simbolico. L'accesso a questo spazio non è fantasia psicologica, è possibilità reale di cui tenere conto al di là delle vicissitudini che caratterizzano il reale. Il trauma relazionale, il precoce trauma relazionale è datato proprio dall'esposizione ad un'esperienza che non si può elaborare coscientemente. È qualcosa che va al di là della capacità di metabolizzare, per i bambini molto più piccoli, anche al di là della capacità di comprendere. È una sorta di shock all'unità psicosomatica che non soltanto rischia di frantumare il nucleo vitale del bambino, rischia di spezzare, forse estinguere quella scintilla vitale che è l'essenza dello stare al mondo, l'essenza dell'essere vivente. La frammentazione rischia di interrompere tutto, rischia di annientare quest'anima. Il meccanismo a cui facciamo riferimento nel momento stesso dell'esposizione è la dissociazione. La dissociazione non è, è qualcosa che in qualche modo permette al bambino di blindare tutto quello che in qualche modo ha a che fare con i contenuti del non essere e di proteggere l'integrità di questo sé unitario, offrendo invece la molteplicità degli stati del sé. E offrendo anche una storia, se volete,
archetipica antica, che è quella di salvare l'anima dal corpo scendendo dallo stesso, che sostanzialmente unisce le parti della storia di cui vi sto raccontando. E allora questa emozione sopraffacente si distribuisce tra queste parti dello psichesoma che non parlano tra di loro, ma che permettono di salvare la totalità della struttura di personalità del bambino in effetto. Salvifica quindi come condizione, se volete, salvifica però a che prezzo, potremmo dire, perché si dice che la difesa dissociativa nel momento stesso in cui salva il nucleo vitale del sé lo perde, proprio perché lo espone quella frammentazione di cui parlavo che impedisce il congiungimento delle parti. L'esperienza traumatica, la difesa dissociativa divide il mondo interiore del bambino traumatizzato tra parti regredite e parti progredite. Cercando di raccogliere qualche fotografia che in qualche modo per esempio mi ricordasse il modello, quello di Model proprio, del bambino avvolto in un bozzolo difensivo, o per esempio il bambino segregato in questo santuario, la teoria di Hagen, protetto, quasi rinchiuso, oppure, cosa che a me piace molto, questo rifugio mentale di Steiner, che ha un valore, se volete, integrativo, sostitutivo, che permette fino ad un certo punto una strategia salvifica rispetto all'esposizione del trauma, fin poi a perdere il suo significato protettivo, traducendosi in difese che in realtà confliggono profondamente con il principio di realtà e allontanano il bambino dalla sua sopravvivenza psichica. Però succede che è possibile, no? Recuperare una non soltanto un'identità affettiva, ma una reciprocità affettiva, facendo riferimento un attimo al classico sistema di autocura di Kalshid. Kalshid parla di un sistema di autocura quando fa riferimento a questo bambino anima che va salvato dall'offesa della realtà, dissociato dalla coscienza, è obbligato a subire delle resistenze che sono talmente tiranniche, spesso da minacciare la sua sopravvivenza. Kalshid dice anche che queste difese che scattano ogni qualvolta c'è la speranza che qualche cosa si trasformi, queste difese possono in qualche modo rilasciarlo, questo bambino prigioniero. Ecco, il bambino prigioniero è il bambino che cerca di reciprocizzare la sua relazione, ha fede che nella relazione, cioè laddove si sia spezzato il legame, possa essere ritrovato questo legame, un legame centrato su una relazione diatica basata sull'affetto, come dice Skor, da mente, da cervello destro a cervello destro, una relazione fondata sull'immediatezza relazionale, sulla creazione di un'intersoggettività che però venga vissuta secondo una lettura completamente diversa. Vorrei dire che quella storia archetipica dell'anima scissa dal corpo per essere salvata diventa una storia più semplice con l'incarnazione dell'anima nella individualità della persona. Quindi c'è questa sorta di giro vitale e c'è il ritorno a qualche cosa di concreto, di visibile, di percepibile. Ecco, il bisogno, si viene al mondo col bisogno di essere accuditi, di essere protetti, un bisogno che attraverso le successive interiorizzazioni diventa legame, un legame che contraddistingue la relazione dialica. La tipologia dell'attaccamento dipenderà dalle modalità che il bambino e il suo caregiver sceglieranno per condividere i loro stati mentali e le loro emozioni, e i processi mentali che sosterranno memoria, attenzione, percezione, regolazione degli affetti e quant'altro si organizzeranno in schemi cognitivo-affettivi
l'internal working model, dalla cui relazione, quindi modelli e qualità delle relazioni primarie, dipenderanno le scelte operative del bambino quando dovrà affrontare la sua vita. L'attaccamento, ricordiamoci essere una modalità di regolazione affettiva attraverso cui il bambino regola le relazioni idiosincrasiche col suo caregiver, quindi una modalità di difesa dell'io che lì utilizza per controllare l'angoscia e ottimizzare il suo adattamento. L'attaccamento sicuro, protettivo, è quello che tutti speriamo avvenga, ma molto spesso non è. L'attaccamento insicuro è la conclamazione del rischio evolutivo. Allora l'evento traumatico assume delle connotazioni dal punto di vista psicologico più o meno significative rispetto alla qualità e alla tipologia di attaccamento che caratterizza le prime relazioni, ricordandoci che il trauma altera sempre lo schema rappresentazionale dei rapporti interpersonali, altera sempre la capacità riflessiva, la capacità di riflettere sui propri stati mentali, determina di fatto un'alterazione dello stato di coscienza, laddove non esiste più la capacità di poter controllare quelle emozioni assolutamente intense che invadono le memorie che si legano alle prime relazioni. La reciprocità è quella che in qualche modo diventa salvifica nella misura in cui c'è la possibilità di pensare che quello che penso lo pensi anche tu, che quello che sento lo senti anche tu, cioè lo scambio che prescinde dalle parole, lo scambio che prevede il gesto. Rachele poco fa mi diceva, ma sintetizza quello che vuoi dire. Ecco, sintetizzo quello che voglio dire. Voglio dire che possediamo un campionario di reazioni affettive determinate dalle esperienze sensoriali che in qualche modo ci permettono di comunicare, indipendentemente dalle parole, ma soltanto con i gesti, laddove i gesti, i nostri e quelli dei nostri interlocutori, dei nostri caregiver, si caricano di significato. Questi gesti sono intrisi di quelli, nell'ambito della sintonizzazione transmodale, vengono definiti affetti vitali. Affetti vitali sono quegli affetti minimi, quelle caratterizzazioni affettive dei gesti di ogni giorno, dei mille modi di fare una cosa, quei mille modi che i bambini cercano di osservare e quei mille modi che, per esempio, quando abbiamo un bambino tra le braccia mentre lo visitiamo, ci fanno capire come si indirizzi verso una determinata comunicazione laddove esista la possibilità di sensibilizzare il nostro rapporto con loro e di attivare una sensibilizzazione nei nostri confronti. Questo capita ogni giorno, capita a casa con i nostri bambini, capita in ospedale, capita dappertutto, indipendentemente dal pretendere che avvenga qualche cosa di scritto, di prescritto. Quello che deve avvenire, è importante riconoscere che quello che sta avvenendo ha senso, è importante che il riconoscimento preceda la sintonizzazione. I due processi attraverso cui è possibile non soltanto elaborare una risposta emotiva ma comprenderla. E allora potremmo dire che le reazioni di disconoscimento e di dissintonia finiscono con l'essere quelle che minacciano profondamente lo stato emotivo del bambino, quelle che impediscono al bambino di riconoscere le sue emozioni, quelle che lo obbligheranno alle distorsioni relazionali senza emozioni. Quanto sia importante l'attaccamento, è inutile che ve lo racconti, quanto sia importante tentare disperatamente il bambino, solo bambino, tentare disperatamente di attaccarmi, non a chi non mi vuole, ma a chi non mi capisce, questa incongruenza relazionale, questo disadattamento, questo fraintendimento concreto che ferisce profondamente la mia aspettativa e che soprattutto comporta l'annullamento di quella reciprocità di cui parlavo, di quella corrispondenza, impedendomi di
sintetizzare gli affetti in una condizione che mi permette di utilizzarli e di tradurli in elementi dotati di significato che io posso scambiare nella comunicazione verbale con l'altro. La mia comunicazione verbale è intrisa di sentimenti o è intrisa di fallimenti sentimentali che poi possono tradursi nel gesto di cui parlavo, che poi si traducono nelle reazioni al gesto, che si traducono nella descrizione della reazione al gesto, insomma un allontanamento progressivo rispetto a quello che è il reale bisogno del bambino, dove le parole credo che abbiano un senso molto relativo, un significato molto relativo, con la necessità di rischiare, di farci intuire, sentire, no? Laddove il bambino ha proprio bisogno di questo. Allora l'attaccamento che diventa disorganizzato, un attaccamento disorganizzato che è legato ad una disregolazione affettiva, con una rappresentazione multipla e dissociata degli stati di sé del caregiver e con un fallimento della metacognizione. Un attaccamento disorganizzato che implica l'accesso ad uno stato alterato di coscienza, alla ricerca di qualche cosa che abbia a che fare con un'altra realtà, dove sia possibile percepire altre forme di sensorialità, un altro modo di trasmettere il significato mentale della mia vita, con un allontanamento progressivo dal principio di realtà. Quindi sono disperato e non so che fare, sono in attesa di un segnale, di un evento. Sono costretto a fare riferimento alle mie difese, alle mie capacità di sopravvivenza. Quanto sarà possibile, no? Rimanere lontano, ecco, rimanere segregato, rimanere non nutrito, quanto posso vivere senza quell'integrazione relazionale che soltanto nella relazione primaria riesco ad ottenere. Mi allontano, cerco di non pensare, ecco, cerco di utilizzare la mia esperienza sensomotoria, mentre so di perdere la mia soggettività, mentre non capisco più qual è l'esperienza del mio corpo, che cosa lega il mio corpo alla mente, qual è il piacere che posso provare nel fare qualcosa, alla fine mi fermo e penso, ma il problema è che comincio a pensare sempre meno, perché il mio mondo oggettuale diventa sempre più sterile, la mia vita affettiva è sempre più distorta, ma non perché io non abbia voglia, ma perché non ho corrispondenza, la corrispondenza di cui parlavo prima. La dissociazione è questa, questi stati multipli del sé che da un fisiologico alternarsi, da un incontro armonico e costante, possono anche essere compartimentati, possono anche essere segregati, non accessibili più alla mentalizzazione. E allora penso a quello che succede, no? A proposito dell'attaccamento disorganizzato, quando scatta quel conflitto classico tra i due sistemi psicobiologici che sono il sistema di difesa e il sistema di attaccamento. Quanto il conflitto tra questi due sistemi mi piazza in quello spazio senza fuga, cioè senza speranza, dove sono costretto a frammentare la rappresentazione di me e del mio caregiver, sono costretto ad entrare in una dimensione dissociativa che da meccanismo di difesa adattivo diventa una sorta di schiacciasassi, no? Che inaridisce la mia vita psichica, obbligandomi ad un'alterità che non mi appartiene più. Vedendo questa foto mi viene in mente la posizione autistico contigua di Ogden, quello stato dissociativo a matrice sensoriale attraverso il quale si cerca di controllare le emozioni catastrofiche legate ad esperienze estremamente traumatiche. La posizione autistico contigua è fisiologicamente
sostiene fisiologicamente il processo psicologico perché permette di estraniarsi temporaneamente da una realtà interpersonale insoddisfacente. Quando l'accesso allo stato alterato della coscienza diventa prevalente, c'è l'impoverimento di tutto e c'è la ricaduta verso delle forme relazionali molto, molto primitive e quindi francamente regressive, che mi impediscono di rilanciare riutilizzando un po' quello che sto perdendo, riattivare attraverso questi due mondi che si incontrano questa scintilla che è generata da questa sinapsi che è soltanto i due mondi che si guardano riesce a definire. E quindi sono per tutto. Sono all'interno di una dissolvenza della mia identità, sono in preda ad una paura prevalente, ho un'incoerenza personale dolorosa, non mi resta che non pensare. E allora, per finire questo discorso, io a proposito di storie, cerco di farla finire bene questa storia, quindi metabolizzo quanto detto, pensando al mito del bambino esposto, cioè il bambino che di fronte ad una situazione estrema o lotta e muore o diventa un eroe. Ecco, il mito ci dice che di fronte ad un pericolo c'è una sorta di creatore interno. Mi ricordo Winnicott che parlava di un centro, di un incomunicato, di qualcosa di sacro dentro di noi che va preservato. Ecco, mi pare che a questo creatore si possa fare riferimento nei momenti più estremi, pensando che attraverso il bambino si affermi il destino, cioè è il rappresentante del suo destino, è il rappresentante della risposta della sua soggettività a questo determinismo biologico e ambientale a cui è in grado di ribellarsi. Ecco, è il rappresentante di un divenire di cui vuole essere attore e vuole assolutamente essere riconosciuto come capace di scrivere alternativamente la sua storia. E allora ecco, penso al Dio bambino, no? E all'eroe, no? Questa nascita prodigiosa, questa infanzia travagliata, questi pericoli incombenti, l'annientamento, e penso ai paradossi di tutti i miti del bambino, dove da una parte il bambino è esposto a dei pericoli incombenti con delle minacce incredibili, e dall'altra parte il bambino divino possiede dei poteri che vanno al di là della dimensione umana. E allora è questa caratteristica che lo collega a quella realtà psicologica che ci dice che il bambino, proprio in funzione di questi poteri, il bambino divino proprio in funzione di questi poteri, al di là di ogni condizione, al di là di ogni pericolo, alla fine ce la farà. Grazie.